Guardate qui, lasciate un commento qui sotto suggerendo tutti gli esterni sinistri che avete scoperto all'interno della carriera allenatore di FIFA 21. Scrivi nome e cognome, età, squadra d'appartenenza, prezzo del cartellino, overall iniziale, potenziale finale. Ecco qui un esempio di uno di voi che è stato nominato e naturalmente è stato protagonista di un episodio. Ciao ragazzi, bentornati nel canale Piquadro, io sono Mario e oggi sono qui con voi per farvi scoprire i migliori giovani talenti nel ruolo esterni sinistri, perché negli ES, insomma, ci sono tanti tanti giovani talenti all'interno di questo FIFA 21 nella carriera allenatore. Vi ricordo come sempre che avete scelto voi il prossimo ruolo che potete vedere all'interno del canale P4, dove vi invito naturalmente ad iscrivervi. E come potete fare a scegliere il prossimo ruolo? Dovete naturalmente seguirmi nel mio profilo Instagram mario-p4, perché lì all'interno in direct message potete scrivermi il ruolo che volete vedere nella prossima puntata. 500 like naturalmente per il prossimo episodio e vi ricordo come sempre che abbiamo 12 talenti oggi in questa puntata, dove 9 sono giocatori famosissimi che sono nella fascia compresa d'età tra 16 e 23. Anche gli altri 3 sono in questa fascia d'età, però sono con un prezzo di cartellino inferiore ai 10 milioni. Vi ricordo come sempre di scrivere qui sotto i talenti più sconosciuti, solo ed esclusivamente esterni sinistri, perché quelli più sconosciuti saranno naturalmente utilizzati per la puntata dedicata agli ES più sconosciuti di FIFA 21. Dai ragazzi, mi raccomando, continuiamo così con i suggerimenti e si parte con il primo giocatore di oggi. Si parte subito dal Barcellona con Pedri, il protagonista indiscusso di questa nuova puntata dedicata agli esterni sinistri. Questa volta abbiamo un doppio ruolo per lui, 4 stelle mosse abilità, 3 caratteristiche già per questo giocatore che non è tanto alto, è 1,74, pesa 61 kg, è un bel piccoletto tutto pepe che da 72 ragazzi con un piano di crescita adeguato può arrivare fino al 90. Piano di crescita dove vi suggerisco di passarlo a COC come trequartista, secondo me è davvero agilissimo, palla al piede, provatelo ragazzi, costa davvero davvero tanto, è appena diciamo arrivato, tornato dal Barça al Barça e parte da 6 milioni fino a 16 milioni e mezzo. Ragazzi, questo è il giocatore che fa per voi. Ormai diventato famoso, ormai diventato importante. Sto parlando di Bukayo Saka, giocatore che l'anno scorso ormai avete conosciuto tutti, questo 18enne dell'Arsenal, che sì, potete prendere già in una nuova carriera allenatore anche con mercato elastico e mercato rigido. È un giocatore che parte da 13 milioni e mezzo come fascia di prezzo fino a 30 milioni per portarlo via dall'Arsenal. Questo giocatore che ha 4 stelle, piede debole, una caratteristica, e vi voglio suggerire appunto che parte dal 75 e può arrivare, ragazzi, tenetevi forte, fino all'89, un overall pazzesco, un potenziale che, ragazzi, c'è davvero incredibile. Tra l'altro può fare due ruoli, sia l'ASA che la D. È interessante come AD perché comunque è di piede sinistro. Vi voglio far notare che è molto veloce sugli esterni, un'ottima visione di gioco, può giocare anche con un modulo a 3 difensori, quindi anche come esterno. Provatelo, secondo me può fare il caso vostro e poi lo adattate come preferite con il vostro piano di crescita. Torniamo con un altro spagnolo e sto parlando di Marc Cucurella, giocatore del Getafe, esterno sinistro all'occorrenza terzino sinistro. E ragazzi, come terzino sinistro non è affatto male, anzi io vi dico questo, secondo me come piano di crescita il terzino sinistro è il suo ruolo ideale. 21 anni d'età per lui, non potete prenderlo fin dall'inizio in questa nuova carriera allenatore perché è appena arrivato al Getafe, e costa da 58 a 68 milioni, lo so, costa tantissimo, da 58 milioni a 68 milioni è devastante, però ragazzi
è veramente, veramente forte, perché insomma indietreggiare con lui non è male come terzino sinistro, e all'occorrenza lo adattate come esterno sinistro in una difesa 3. Tre caratteristiche per lui, provatelo, fatemi sapere se avete abbastanza cash nella vostra squadra. Prima di arrivare a lui, a Moussa Diaby, giocatore del Bayer Leverkusen, vi voglio ricordare come sempre che qui sotto nei commenti dovete suggerirmi tutti gli esterni e soltanto gli esterni sinistri, non tutti gli altri ruoli, solo gli esterni sinistri più sconosciuti che avete scoperto all'interno della carriera allenatore di FIFA 21. Mi raccomando, è importantissimo, ragazzi, perché poi sarete nominati nella puntata dedicata. Parliamo di Moussa Diaby, giocatore con 4 stelle mossa abilità. Due caratteristiche per lui: livello di intensità d'attacco alto, è un giocatore che è un fulmine. Ricordate i Barbo? Ecco, esatto, lui è il suo equivalente, un giocatore che costa tanto, da 52,5 a 65 milioni, per l'acquisto di un 81 che può arrivare fino all'89. E se non lo sapete, sì, Cucurella dall'81 arriva al 90, non ve l'ho detto, dall'81 al 90. Adattamento per Marcus Rashford. Beh, forse praticamente diciamo che è leggermente forte. No, ragazzi, è devastante. 6 caratteristiche per lui: 5 stelle mosse abilità, 4 stelle piede debole. Cioè, ragazzi, è l'attaccante perfetto. Secondo me molto più forte che nella realtà in questo FIFA. Senza dubbio è il più forte dell'episodio, anche perché dall'85 può arrivare al 92. E sì, ragazzi, potete già prenderlo fin da subito, ma insomma parte da 86,5 milioni e arriva a costare fino a 122 milioni se non di più. Se avete così tanti soldi, puntate su Rashford, perché è veramente devastante, uno degli attaccanti più forti di tutti. Sì, è un esterno sinistro, ma adattatelo come attaccante con il piano di crescita, fidatevi. Invece lui è un tuttofare della tre quarti. Sto parlando di Gonzalo Guedes. Guardate come è fatto bene, tra l'altro, con quelle orecchie a sventola. È proprio lui, è davvero lui, è fatto davvero bene, bene, bene. 4 stelle mossa abilità, 4 stelle piede debole, 5 caratteristiche per lui. Un giocatore del Valencia che costa da 40 fino a 55 milioni. Dall'81 arriva al non al 90, ma arriva all'87. Era un altro che arrivava al 90. Secondo me è adattabile come attaccante trequartista. Come seconda punta è davvero perfetto. Provatelo. Oh, abbassiamo un pochino più le pretese. Non parliamo di giocatori fortissimi, famosissimi. Parliamo di Urzi, che sì, è famoso dallo scorso FIFA perché tutti l'abbiamo sdoganato. Però parliamo di un giocatore, Agustin Urzi, che è del Banfield. Giocatore che potete già acquistare fin da subito. Costa da 7,5 milioni fino a 15 milioni. Onestamente, per un 73 che arriva fino all'89, e secondo me è molto interessante come piano di crescita, come COC e anche come CC, anche come centrocampista centrale. Provatelo, ditemi che cosa ne pensate. È meno conosciuto degli altri, ma può fare davvero la differenza nella vostra carriera allenatore in una squadra media. Steven Bergwijn, giocatore del Tottenham, giocatore con 5 caratteristiche, 4 stelle mossa abilità, l'olandese 22enne, non potete prenderlo fin da subito, costa tanto, da 56 a 71 milioni, ma dall'83 può arrivare fino all'89. È davvero costoso, ma è tecnico. 87 di palleggio, 85 di controllo palla e 84 passaggi corti. Ragazzi, farà la differenza. Oh, finalmente arriviamo in Italia con Jeremy Boga, giocatore del Sassuolo, giocatore che è partito dall'Inghilterra, dalla Premier League, è arrivato a Sassuolo e sta facendo una grande stagione, come del resto avete visto nelle prime partite di campionato. Giocatore 23enne che costa da 23,5 milioni fino a 30 milioni, dal 77 può arrivare all'87 con un bel più 10. Piano di crescita, a mio parere, come AS, perché il suo ruolo naturale, secondo me, come ala sinistra è fantastico, ottimo per un attacco a tre punte. E insomma, chi l'avrebbe detto che sarebbe cresciuto così tanto? Beh, forse il Chelsea un po' se ne sta pentendo, chi lo sa. E con Rabbi Matondo arriviamo dove? Arriviamo al primo giocatore con una fascia di prezzo compresa tra 0 e 10 milioni, perché parliamo di un giocatore che fa l'esterno sinistro, ma a mio parere è molto interessante come attaccante, come piano di crescita. Parte dal 70, dallo Schalke, con 3,8 milioni di spesa, fino a 8 milioni per acquistarlo, e io mi sono trovato bene in attacco con lui. Bravo anche di testa, provatelo, e costa un pochino meno, ci sta.
Ragazzi, ma questo Borussia Dortmund quest'anno quanti giovani interessanti ha? Ha dei giovani che sono sotto il 70 e arrivano tutti sopra l'85. È devastante! Mossa abilità, 4 stelle, giocatore statunitense, esterno sinistro, adattabile come COC, e io mi sono trovato bene come COC, ennesimo talentino del Borussia, agilissimo, 4 stelle, piede debole, ma di che cosa stiamo parlando? Già una caratteristica a 68? Beh, gran potenziale, se, cioè, ragazzi, stiamo parlando dal 68 all'89, scusate se poco, Ultimo giocatore di questa puntata è lui, Alan Velasco. Sì, forse un po' meno conosciuto, ma l'ho voluto mettere tra i conosciuti perché sale davvero tanto, perché dal 64 può arrivare fino all'85. Se non erro, lui l'hanno appena aggiornato e può arrivare dal, appunto, dal 65, non al 64, all'85. Se non sbaglio, con l'ultimo aggiornamento dovrebbe essere così. È un giocatore perfetto per piccoli club, costa davvero poco, da 1,6 milioni fino a 5,5 milioni. Con questo bel 65-85 saremo con un bel più 20. E con lui terminiamo qui la puntata. E ragazzi, io vi ricordo come sempre che dovete lasciare un bel mi piace qui sotto e andare nel mio profilo Instagram per scrivermi il prossimo ruolo. Non sto a ripetervelo sempre, quindi di conseguenza vi aspetto qui sotto nei commenti con tutti gli esterni sinistri più sconosciuti. Dai ragazzi, vi aspetto alla prossima. Ciao!